all'Italia di Chianciano, il giorno di inaugurazione. Abbiamo qui con noi Alessandra Manfredini, una delle artiste di questa biennale, che per la seconda volta ci viene a rappresentarci, quindi a partecipare a questa biennale che, come ci ha già detto, le ha portato molta fortuna. Quindi chiediamole perché. Innanzitutto ho deciso di partecipare nuovamente alla Biennale perché nel 2009, quando ho presentato The Passion, mi si sono aperte tutta una serie di porte internazionali che mi hanno permesso di partecipare a anche molte mostre. E poi da qui, grazie a The Passion, uscirà tra 15 giorni il mio primo libro, il mio primo romanzo legato alla ricerca dell'identità. Il titolo è Romeo, la tua vita, e proprio The Passion è la protagonista. E qui abbiamo appunto una seconda delle sue opere, che si chiama La svolta, che vuole proprio rappresentare la svolta che l'artista ha attraversato in questo periodo. Esatto, anche perché ho deciso appositamente di presentarmi alla Biennale quest'anno con due dipinti, sempre oggi sale su tela quando utilizzo di spatole e mani, e uno di questi è proprio La svolta, perché nel 2009, grazie alla Biennale di Chianciano, ho avuto la possibilità appunto di vedere aperte tantissime opere. Quindi con questo colore, diciamo che questo amore. Questo amore e passione per la pittura, perché da sempre, visto che ho iniziato a dipingere grazie a Gaudì, quando ho vissuto a Barcellona, ho conosciuto un po' tutta l'arte di Gaudì, ho deciso che i colori più brillanti e più vivi potevano rappresentare al meglio la mia arte. E quindi sempre e comunque tutti gli anni scelgo un colore, quest'anno in particolare il viola, infatti l'altro dipinto che ho portato si chiama appunto Violet Love, quindi ho scelto il viola per rappresentare al meglio quello che è stata appunto la svolta, il viola, il lilla, ma comunque un colore molto acceso, anche il bordeaux abbiamo unito, e l'elemento del sale che non manca mai per cristallizzare al meglio quelli che erano poi le sensazioni che volevo trasmettere alla Biennale di Chianciano. Volevo fare un ringraziamento particolare a tutto lo staff che è stato veramente efficiente in tanti momenti in cui c'è stata l'organizzazione. Grazie alla Biennale di Chianciano, infatti, nel 2009, io ho avuto modo di instaurare rapporti un po' in tutto il mondo con tutti gli artisti che hanno partecipato allora. Non solo la consiglio, ma penso che sia una tappa fondamentale perché può aprire veramente tantissime porte, e se non ci si mette impegno, se non si tenta, se non si prova, se non si fanno i passi giusti, come questo si fa fatica per noi artisti ad emergere sul territorio, perché sono sempre tanti gli eventi e spesso ci si dimentica l'amore che gli artisti mettono nel creare ogni singola opera.